Buonasera. Allora, hai sofferto un po' di caldo? Sì, un po' il caldo, la Ternana una invece? Partita. La Ternana credo pure, oltre al caldo pure, è una partita difficile, perché comunque lo sapevamo. Avevamo una settimana, avevamo appunto detto ai ragazzi che non sarebbe stata una partita facile, e così si è rivelata alla fine. Senti, loro buona copertura sugli esterni, girare palla e ci vedevano un po' tutti. Sì, è una squadra che comunque ripiegava dietro la linea della palla e quindi chiudeva molto gli spazi ed era difficile per noi trovare la soluzione o il varco giusto. Nonostante questo però credo che abbiamo avuto le occasioni per comunque passare in vantaggio e non siamo stati bravi a sfruttarlo. In alcune magari anche un po' sfortunati, però in altre credo che ci è mancato un pizzico di cattiveria in più. Infatti credo che il pareggio ci sta, insomma, no? Il risultato tutto sommato giusto, perché la verità c'è avuto un paio di occasioni vere, no? Con l'Italia di andata, però anche loro, insomma, la punizione di Giacomelli, quindi qualcosa. Sì, alla fine sì, loro diciamo. Sul piano del gioco la Ternana magari ha avuto le occasioni più umidile. Hai detto bene, infatti non siamo partiti benissimo all'inizio, abbiamo un po' sofferto. Credo che per quanto riguarda le occasioni sicuramente qualcuna di sicuro in più noi, se non altro anche perché comunque nella ripresa credo che la partita l'abbiamo fatta solo noi. Lì abbiamo avuto delle occasioni importanti per passare in vantaggio, però comunque non ci siamo riusciti, va bene, muoviamo la classifica, è un punto comunque che fa morale, è un punto che ci fa fare un piccolo passo in avanti e guardiamo ora alla prossima. Senti, Litteri credo nulla di preoccupante, una contrattura sul gluteo, ora lo dovremmo valutare con calma lunedì, così come pure Lauro. Praticamente agli attuttori lui sarà squalificato, va bene, però credo che non siano. Senti, qualcuno un po' in difficoltà rispetto alla brillantezza di Spezia, tanto per capire la Spezia, no? Di Dale, di Deo, questi due. Sì, infatti sapevamo pure questo, perché comunque entrambi i centrocampisti, sia Miglietta che Di Deo, avevano speso tanto anche domenica. Infatti avevamo proprio preventivato di portare in panchina entrambi i centrocampisti, perché si sarebbe potuto verificare un avvicendamento fra di loro. Poi cause di forza maggiore per le cose infortuni e le cose che sono successe durante la partita, abbiamo dovuto cambiare, così anche come l'infortunio di Lauro, perché credo che lì in quel momento magari pure un centrocampista avrebbe potuto dare, un centrocampista fresco avrebbe potuto dare una mano in più, soprattutto magari forse per Guido, perché magari in quel momento anche lui stava accusando un attimino il caldo e un po' i crampi, quindi stava facendo un po' di fatica, però. Quindi due cambi forzati su tre? Non è stato possibile, sì, due cambi forzati, cioè sono stati accelerati, perché comunque. Io vedo un aspetto positivo in tutta la vicenda. In una partita difficile in casa, che la Ternana voleva vincere, la Ternana di fatto non ha rischiato niente ieri. Cioè io ho visto una squadra che ha provato ad attaccare senza mai perdere la testa, e questo mi dà l'idea di maturità, insomma, di capire che il campionato non è che si vince con le partite. No, ma infatti, ma queste sono partite poi difficili, perché comunque alla fine sono quelle partite che poi puoi rischiare anche di perderle per un'occasione, magari un qualcosa alla fine, oppure magari cerchi di vincerla a tutti i costi e magari ti scopri con un maggior numero di giocatori davanti, magari puoi rischiare di beccare qualche ripartenza che ti può far male. Ti ripeto, siamo comunque contenti di aver fatto questo risultato contro una squadra, una buona squadra, una squadra difficile da affrontare. Senti, la difesa è ancora molto bene, no? Tutti e tre molto bene, poi anche Fassi quando è entrato, però il dato che va sottolineato è questa crescita continua di Meccariello, che ha fatto
una grandissima partita, considerando insomma che era il più giovane peraltro in campo di quelli che giocavano, grande personalità contro attaccanti che sono importanti, perché ha saputo tenere la palla prima Ilari Giacomelli, dicendo poi anche plasmare quando è entrato, insomma non è che lo abbia messo molto in difficoltà. Cioè, questo ragazzo si sta rivelando veramente una sorpresa molto positiva. Sì, sono perfettamente d'accordo con te, è un ragazzo sul quale crediamo e puntiamo molto, è un ragazzo che ha grande personalità, è un ragazzo che sta crescendo di partita in partita e credo che sia un giocatore importante per noi per il proseguo del campionato. Sul rigore probabilmente dicevi prima l'arbitro non ha fiscato il primo contatto ai danni di Ragusa perché Ragusa è rimasto in piedi. Credo di sì, credo che sia concesso la perché sì, credo che se Ragusa lì fosse caduto l'arbitro credo che lì poteva decretare il rigore perché mi sembra che il primo intervento su di lui sia stato netto, sì. Poi non lo so, però credo che se lui fosse caduto lì sul primo contatto che c'è stato, credo che c'erano sicuramente gli estremi per concedere il rigore. Sicuramente è rimasto in piedi perché ha visto che la palla gli... Sì, è rimasto in piedi. Fanno da dietro di Giacomelli al 44esimo del primo tempo, sanzionato con un giallo. Sinceramente quello non lo so. Il quando dici quello sotto la panchina? Sì, sì. Ha ragione. È un fallo, infatti è un fallo da dietro, è un fallo pure credo un po' ai limiti proprio del regolamento. E lì non so, poteva fare pure qualcosina in più l'arbitro, però. Riprende domani pomeriggio? No, riprendiamo lunedì pomeriggio. Va bene? Grazie.